Bentivogli, che è segretario nazionale FIM CISL, buongiorno. Buongiorno, che ne pensa di questo telelavoro, smart work, lavoro da remoto? Ma e allora lo smart work con il telelavoro sono due esperienze, due concetti radicalmente diversi. Io sono assolutamente favorevole allo smart work e per come è cambiata l'organizzazione del lavoro e il lavoro. Senta, qual è la differenza? Per telelavoro intenderemmo il lavoro che si svolge da casa, invece? Esattamente, lo smart work invece è un lavoro che sostanzialmente ha maggiori ambiti di autonomia, perché c'è la possibilità di organizzarsi non solo... Se lo puoi fare anche al parco. No, non solo, questo sì, sicuramente c'è la possibilità di distacco, lo si può fare da qualsiasi parte del mondo. Ma c'è anche molta più possibilità di autonomia e di protagonismo nel come gestire il proprio lavoro, mentre il telelavoro è sostanzialmente un lavoro fatto da remoto, però l'unica questione che cambia è la distanza, appunto, dello spazio rispetto al luogo fisico del lavoro. Okay. E tra l'altro si sta affermando, anche prima si era molto diffuso nel settore dei servizi, adesso sta riguardando anche il settore manifatturiero. Noi stiamo facendo accordi sindacali laddove le aziende sono disponibili a sostanzialmente a dare dei diritti e delle normative su questi aspetti molto interessanti. Come è fattibile ciò nel manifatturiero, per esempio? Cioè, da casa si producono parte nella moda, degli abiti, come funziona? No, beh, adesso se immaginiamo ancora, purtroppo spesso viene raccontato il manifatturiero come la vecchia fabbrica di Charlie Chaplin. Se noi immaginiamo che noi stiamo andando verso la fabbrica digitale, Industry 4.0, se prendiamo Pomigliano, oggi il rapporto, non c'è lo smart working in Fiat, ma il rapporto tra la persona e la macchina con cui lavora è sempre più distante, è sempre più guidato da un apporto personale. Noi abbiamo fatto un accordo proprio in GM Powertrain, dove gli ingegneri, i ricercatori che progettano, collaudano e testano i nuovi motori diesel hanno un periodo dell'anno in cui si possono distaccare e continuare questo lavoro di settaggio, verifica e progettazione a distanza. Per non parlare di quello che avviene in Vodafone o adesso in Micron, io credo che sia un'esperienza assolutamente importante, perché se noi continuiamo a immaginare anche nell'equilibrio della vita delle persone tutti gli spostamenti che ci sono per il lavoro, oggi non c'è nulla di più frenetico e assolutamente alienante di tutto quello che riguarda gli spostamenti dentro una città e la possibilità di conciliare questo con la vita di ognuno. Senta, ma questo smart work, siccome lascia autonomia al lavoratore nella gestione, che se riesce in una parte delle ore anche inferiore rispetto a quella da contratto a svolgere la propria mansione, i propri compiti, i propri obiettivi, comprende il fatto che possa adoperarsi in un altro lavoro? Cioè, è compatibile il fatto che lavori anche per un'altra azienda oppure no? Beh, in genere le aziende hanno dei patti di non concorrenza, per cui questo per altri motivi è complicato. La cosa interessante è che se una persona riesce a organizzarsi e a svolgere l'obiettivo che ha in molto meno tempo, e questo significa liberare spazio e tempo alla propria vita. E io credo che prima che ragionare su un secondo lavoro sia un'esperienza assolutamente interessante. Questo non è da confondere, vedo che ci sono troppe caricature appunto sullo smart work o appunto come il vecchio telelavoro o come il lavoro domestico, no, di tanto tempo fa in alcune aree ancora sviluppato. Lo smart work è un lavoro più libero, non c'entra assolutamente nulla. Quello che stiamo cercando di fare come sindacato è di dargli normative, perché in troppi casi le aziende lo fanno da sole, senza parlarne, senza discuterne con nessuno. Invece anche il sindacato deve avere la capacità di non aver paura, perché sennò lascia tutti questi lavoratori nelle... Ma di che cosa c'è bisogno mani? A tutela del lavoratore che pratica lo smart work? Beh, c'è il bisogno che un conto è ragionare rispetto ai risultati che il lavoratore deve svolgere, un altro conto è immaginare che anche nella fissazione degli obiettivi di lavoro e nel ruolo del lavoratore non ci sia la totale discrezionalità da parte dell'azienda senza nessuna possibilità di intervento. Lo smart work si basa su un rapporto fiduciario e sulla possibilità che soprattutto chi rappresenta i lavoratori in quell'azienda abbia la possibilità di partecipare alle decisioni strategiche dell'impresa, altrimenti
rischia di essere un problema in alcuni casi, però dobbiamo ragionare che attualmente già nei lavori a 8 ore nel luogo fisico di lavoro classico le aziende chiedono anche i risultati, per cui il rischio è che le 8 ore rischiano di essere sempre più un vincolo e una rigidità a scapito solo del lavoratore. Allora, noi registriamo questa vostra posizione, quindi di apertura ad una possibilità che si sta sempre di più praticando, anche perché venga perfezionata una normativa alla quale poi potersi richiamare, ecco, al di là di contratti collettivi di antica memoria, ecco. Assolutamente, ce n'è assoluto bisogno, perché la legge non può, spesso il governo parla di nuovismi vari, ma serve la legge, soprattutto serve nella contrattazione collettiva a modernata, sono d'accordo, ricavare spazi perché le persone siano rispettate nella loro dignità e integrità, insomma, questo è assolutamente importante. Grazie. Grazie allora, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.